Ciao, eccomi qua. Chi non muore si rivede. Diciamo che è un periodo un po' particolare, sia perché sono stata 3 settimane in vacanza, quindi sono stata proprio via, sia perché con le chiusure della scuola, avendo i bambini a casa, faccio difficoltà a registrare i video. In questo periodo, oltre alle perline, mi sto appassionando un po' allo scrapbooking e prima proprio di partire, ho acquistato la Ultimate Pro, della Crafter Companion e ho fatto un po' di prove. Io ho comprato la valigetta completa e da lì sono uscite anche aspettate, la envelope box per fare le scatoline a forma di busta, quelle più doppie, e un'altra scheda proprio per fare le scatoline. Vabbè, e da queste schede sono uscite delle griglie, delle istruzioni con la griglia che si fa difficoltà a decifrare. Allora, io ho comprato questa, la Envelope Box Creator, cioè la scheda che è uscita, ed è questa qua. Aspettate, che... eccola qua. Allora, non voglio allungarmi troppo perché non voglio che il video sia troppo lungo. Allora, questo praticamente è un video per farvi capire come utilizzare queste griglie. Io ci sono riuscita ad arrivare, anche un po' cercando di tradurre, perché le istruzioni sono in inglese, a cercare di tradurre un po' dall'inglese le istruzioni e un po' facendo varie prove. Allora, la griglia è questa qua. Praticamente si presenta in questo modo. Allora, spero che si riesca a vedere. Tutte una serie di numeri sulla sinistra e una serie di numeri in alto, anzi. E poi tutta una serie di numeri che ci sono, se si vede bene, una parte che è bianca, una parte azzurra e una parte gialla. Qui viene specificato che nella griglia dove sono scritte le misure della parte gialla, si può utilizzare una misura grande di cartoncino. La più grande. Ecco qua, di cartoncino. In questa azzurra si può utilizzare i formati A3, 12 pollici per 12 pollici, e invece nella parte bianca un formato A4, ma non nel senso che bisogna utilizzare il foglio A4, ma semplicemente perché, ad esempio, il formato bianco, il foglio A4, il lato più piccolo è un 21 centimetri. Ed infatti, guardando qui, la misura più grande che si trova in questa parte bianca è proprio 21 centimetri. Allora, adesso vi spiego meglio. Praticamente, adesso faccio uno zoom e vi faccio vedere la parte bianca. Allora, queste misure qua sopra, queste qua viola 8, 9, 10, 11, 12, e queste qua a sinistra 8, 9, 10, 11 sono le misure della scatola che volete realizzare. Ad esempio, se volete realizzare una busta, perché questa praticamente è solo la posizione 1, quindi la busta piatta, che sia un 8 cm per 8 cm, quindi una busta quadrata di 8 cm per 8 cm, dovete utilizzare un cartoncino di 132 cm. Scusate, 132 mm, quindi 13 cm e 2, utilizzando le scanalature C e C, quindi C sopra e sotto e C destra e sinistra. Se volete realizzare una scatolina di 8 cm per, facciamo, 11 cm, quindi rettangolare, dovete utilizzare un cartoncino o un foglio, a seconda di quello che volete utilizzare. Un cartoncino di misura 15,8 cm, quindi sono 158 mm, e utilizzare le scanalature D per in alto e in basso ed F in sinistra e destra. E così per tutta la griglia. Ed infatti, vedete, come vi avevo detto prima, la massima misura della parte bianca è 210 oppure 215, e quindi riuscite ad utilizzare un foglio A4. Perché dovete fare un quadrato, quindi sempre quadrato, un foglio è sempre quadrato. Invece nella parte azzurra potete utilizzare un foglio di 12 pollici per 12 pollici, penso che sia intorno ai 30 centimetri, da come mi ricordo. Ed infatti la misura più grande che si ritrova è proprio 287. Nel momento in cui avete una misura, volete realizzare una misura più grande, vedete, di 20, per esempio un foglio o una busta, voglio dire, di 20 centimetri per 20 centimetri, la volete realizzare una busta di 20 centimetri per 20 centimetri, avete un cartoncino
quadrato di 29,7 cm, quindi dovete utilizzare un cartoncino di quelli grandi. Spero che mi stia facendo capire, scusate, ma è la prima volta che faccio un video del genere. Nella seconda pagina avete le posizioni 1 e 2, praticamente per le scalanature 1 e 2, dopo vi faccio vedere comunque dalla valigetta, le posizioni 1 e 2 per rendere lo spessore della busta, quindi della, che diventa piano, la busta, in questo caso sarà ancora una busta. E in questo caso uguale, se volete realizzare una scatola, facciamo 13 cm per 9 cm, quindi una busta rettangolare, avete un cartoncino di, dovete utilizzare un cartoncino di 19,3 cm quadrato, quindi 19,3 x 19,3, e utilizzare le scalanature D e G. Quindi dovete utilizzare le scalanature D per la parte da sopra e sotto, sia nella posizione 1 che nella posizione 2, e G, destra, sinistra, sia nella posizione 1 che nella posizione 2, e quindi a lungo andare uguale. Così anche, aspettate, devo girare il foglio. Così anche nelle posizioni 1 e 3, in questo caso incomincerà a diventare quasi una scatolina, perché comunque l'altezza diventa più alta, ed è lo stesso. Così anche nella posizione 4, perché ci sono 4 posizioni per rendere sempre più spessore la scatolina. Ed è uguale, cioè praticamente facciamo questa che è la scalanatura 1 e la scalanatura 4, uguale, se volete fare una scatolina di 11 cm per 12, utilizzate un cartoncino quadrato che abbia due quadrato, sì, di 21,5 cm, quindi sarebbero 215 mm, praticamente, beh aspetta, ve lo dico dopo, utilizzando le scalanature E e F, quindi E sia per la 1 per la 4 sopra e sotto, e la F a destra e a sinistra sia per la 1 che per la 4. Io credo che queste misure 215 non siano virgola, quindi utilizzando i centimetri come sono anche sopra, perché nei pollici non esiste la virgola, ma esiste il punto. E quindi evidentemente quando l'hanno convertite hanno preferito farle diventare tutte intera, quindi 212 direttamente, quindi millimetri, e non 21,2. Nello stesso tempo vi posso dire che ho fatto varie prove e nel momento in cui si utilizzano queste misure, per esempio se io voglio fare una scatola di 8x12, nel momento in cui utilizzerò un cartoncino di 19,3, non verrà una busta di 8x12, ma approssimativamente sì, nel senso che può venire 8,5x12,5 oppure 7,5x12, insomma. Ho fatto varie prove e non mi trovo mai che sono sempre di mezzo centimetro più grandi o più piccole, cioè ogni misura di quelle che trovate qui, facendo una prova, può venire o un poco più piccola o un poco più grande, ma approssimativamente comunque sì. Quindi nel caso in cui vogliate fare una scatola di 13x13 e utilizzate un cartoncino di 22,9 cm, vi può capitare che nel momento in cui finite la scatolina e andate a misurare, vi verrà invece di 13x13, ma 12x13 o 12,5 voglio dire per 13, oppure 12,5x12,5, insomma è approssimativa. Dovete fare poi voi delle prove, magari con un foglio prima di usare il cartoncino, per farle venire più approssimative, se vi servono delle misure precise, altrimenti le lasciate così e fate approssimativa la misura. Allora adesso la riportiamo sulla, oh aiuto, mamma mia, questa, scusatemi, la riportiamo sulla scatola, sulla valigetta. Allora, opla, anzi, allora, in questo caso è, queste sono le varie scalanature, vedete i numerini? Aspettate che metta a fuoco. Aiuto! Prima si vedevano, eccoli qua. Allora, 1, aspettate, 1, 2, 3, aspettate, forse è meglio se faccio così. Allora, 1, questa qua, 2, questa qua, 3 questa qua e 4 questa qua. Comunque ci sono i numerini sopra, quindi non, anzi il contrario forse sì. No, no, ho fatto bene. Vedete, la 1 è quella più a sinistra, a procedere verso la destra. Allora, e poi ci sono tutte le vedete A, B, C, D, F,
tutte le scalanature che bisogna utilizzare. E poi ci sono anche qui gli altri scalini, in quanto se il foglio è troppo grande vi appoggiate anche qui per essere stabili nel momento in cui segnate. Allora, per comodità io mi sono già tagliata il foglio quadrato, scusate ma non riesco a renderla più, ok. Allora ho scelto di fare una scatolina di 9 cm per 11, utilizzando le scalanature 1 e 3, e quindi ho preso un foglio di 19,1 cm e utilizzerò le scalanature D e F. Allora procedo. Aspettate che mi sono dimenticata. Scusate. Allora, nel primo scalino utilizzerò le scalanature D, ok? E poi salirò sulla terza, una, vedete, 1, 2 e 3, salirò sulla terza ed andrò di nuovo su D. D. Farò la stessa cosa dall'altro lato. D. D. Da, invece, questi sono i due lati. Adesso faremo da quest'altro lato, sempre sul primo, la F invece. E sempre F, sul terzo scalino. E procederò allo stesso modo anche dall'altro lato. F. Mi raccomando, appoggiate bene lo spigolo di qua, altrimenti viene la scatolina tutta storta. F. Eccola qua. Vedete? Adesso non farò altro che piegare. Ok. Piego. Adesso dovrò tagliare gli spigolini, se trovo una dice qui stanza, perché mi sono dovuta chiudere dentro. Allora spero di farvi vedere. Allora taglierò tutto il triangolo che non mi serve, quindi tutto questo pezzo qua. Eccolo qua. Adesso non farò altro che chiudere così. Vedete? Adesso io non ho la colla, così, e sarà chiusa. E questo sarà lo spessore. Adesso, se la vogliamo misurare, utilizziamo il righello sempre della Ultimate Pro e vediamo che... Misuriamola da aperta, così vediamo che il rettangolo che si trova qua misura 11,5, vedete? Invece doveva essere 11. Vedete qua la prima dello 0 e qua 11,5. E invece di qua, che doveva essere 9, si trova 0, 9. Quindi, come vi dicevo, è approssimativo più o meno. Però se vi stanno bene quelle misure e quindi non volete proprio delle misure precise di scatoline, procedete seguendo la griglia, altrimenti dovete fare delle prove fino a quando non trovate, soprattutto per le scatoline, se volete fare proprio una scatolina quadrata, quelle dovrete fare delle prove. Spero di essere stata chiara, spero di aver risolto tutti i vostri dubbi, se avete qualsiasi domanda chiedete, perché sono qua apposta. Ciao, ciao, un bacio a tutti, ciao!